Sì, c'è una cosa che io ricordo, cioè che adesso non sono in grado di darvi la ricetta dettagliata perché è una cosa abbastanza laboriosa e lunga, però è una cosa che vorrei ricordare, possibilmente tramandare. È la famosa torta di riso, che però è una torta di riso particolare, che ho già sentito 100 ricette, ma non è quella che si faceva qui. Che qui per tradizione è un fatto che io la ricordo da mia nonna, che l'ha sempre fatta lei. Si è restaurata un po' in questo paese l'usanza di farla al Ferragosto. Quindi il Ferragosto un po' tutto il paese con parentati vari si riuniva e quindi eravamo sempre 40-50 persone e si mangiava tutti insieme e si faceva questa torta che andava nel forno a legna, tra l'altro. Ed era una torta con una base di pasta, tipo pasta sfoglia, ma non era una pasta sfoglia, era una pasta che si faceva in casa. E poi c'era questo riso e andava in forno. Cioè è un po' complessa perché iniziavano a prepararlo il giorno prima, quindi c'è tutta una procedura un po' lunghina. Però ecco, è un piatto particolare che solitamente non si mangia da nessuna parte ed è una cosa che ricordo in modo un po'. Cioè, come una cosa un po' tipica, ecco, del posto. Poteva mangiare sia dolce che salata, di per sé era salata, perché era un po' come un primo piatto, insomma, però volendo si poteva zuccherare, quindi poteva diventare anche quasi un dolce, insomma.